Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Io sono Michele. Io sono Marco. Ogni tanto ve lo ripetiamo così almeno vi ricordate. A parte gli scherzi, oggi nel video presentiamo le novità di Amazon Alexa. Verranno lanciati due nuovi prodotti per implementare e completare la gamma di Echo Show. Verrà lanciato l'Echo Show 5 e l'Echo Show 8 di seconda generazione. Le caratteristiche? Beh, prima vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo tale da non essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video, e se poi ci lasciate un mi piace, supportate il canale, a noi fa veramente piacere. Con l'occasione vi ringraziamo perché abbiamo superato abbondantemente i 6.000 iscritti e la cosa ci fa molto piacere, ci state facendo crescere bene, e quindi grazie a voi riusciamo a portare avanti questo progetto. Ma nel frattempo, Marco, io direi di lanciare la nostra sigla! Iniziamo parlando dell'Echo Show 8. Prezzo di lancio 129 euro, lo potete già preordinare, ma dal 9 giugno inizieranno le consegne. Quindi, se siete interessati a questo tipo di prodotto, vi converrà mandarlo in preordine e sarete tra i primi a ricevere il prodotto. Le caratteristiche di quest'ultimo? Pannello in alta definizione da 8 pollici, fotocamera da 13 megapixel, quindi avete una risoluzione maggiore per quanto riguarda questo prodotto. Sull'Echo Show 8 avrete durante le videochiamate la possibilità di effettuare zoom panoramiche o inquadrature del soggetto che state chiamando, quindi per avere sempre un'immagine ben centrata su di lui. A differenza del suo fratello maggiore, l'Echo Show 10, non abbiamo il braccio robotizzato, quello che può ruotare su se stesso l'Echo Show. Questo perché? Perché essendo più compatto del fratello maggiore, non c'era bisogno di implementare questa funzione su questo dispositivo, quindi vi basterà semplicemente appoggiarlo sul comodino e avete risolto il problema. Per quanto riguarda invece la potenza effettiva dell'Echo Show 8, è stata implementata con un octa-core. Questo permette di avere una maggiore fluidità nell'utilizzo del prodotto. Parte audio? La parte audio è stata aiutata da due casse stereo e questo quindi vi dà la possibilità di avere un audio migliore. Echo Show 8 offre la possibilità di utilizzare Amazon Photos in maniera tale da poter utilizzare il dispositivo come una cornice digitale, in quanto per gli utenti Prime potrete caricare all'interno del cloud di Amazon Photos un numero illimitato di foto e farle scorrere sul vostro dispositivo. Naturalmente, neanche a dirlo, tutto quello che noi facevamo con i precedenti Echo lo potete fare con il vostro Echo Show. Vi basterà collegarlo come tutti gli altri. Se già avete un account del dispositivo vocale, potete collegarlo, si configureranno tutti i dispositivi che avete collegato a quest'ultimo e avete tutto quanto a portata di voce. Altra cosa importante che è stata implementata su questo prodotto è il comparto videosorveglianza. Si attiva la videocamera e vi trasmette direttamente le immagini sull'app dell'assistente vocale. Probabilmente con il nuovo octa-core montato all'interno le immagini risulteranno sicuramente più fluide. Se poi avete un altro Echo Show montato nella cameretta dei bambini, potete utilizzarlo anche come baby monitor perché le immagini si possono trasferire l'uno con l'altro. Il nuovo Echo Show 8 sarà disponibile in due colorazioni, antracite e bianco ghiaccio. Parliamo ora del fratello minore, Echo Show 5. Echo Show 5 si presenta con una fotocamera rinnovata e potenziata. Dal 1 megapixel del precedente modello si passa al 2 megapixel dell'attuale. Anche il prezzo cambia rispetto al suo fratello maggiore. Stiamo parlando di 84,99 €. Come il precedente, può essere preordinato attualmente e consegnato dal 9 giugno. Il display rimane delle stesse dimensioni della precedente versione, della prima generazione, da 5,5 pollici. Invece le colorazioni sono tre. Abbiamo sempre il bianco ghiaccio, l'antracite ed è stato aggiunto il blu notte. Quindi, tirando le somme, rispetto all'Echo Show 8, l'Echo Show 5 non ha avuto grossi cambiamenti. Hanno potenziato la fotocamera, rendendosi conto che un megapixel magari non era sufficiente, ma per quanto riguarda tutto il resto, siamo sempre al punto della prima generazione. Tirando le somme, Tutto Tech fa delle considerazioni che poi sono totalmente personali. Data la differenza di prezzo, c'è chi vuole testarlo, vuole provare questa nuova tecnologia, tra virgolette, perché comunque c'è già la prima generazione, questa è la seconda con quelle potenzialità che vi abbiamo presentato prima. Diciamo che sarebbe meglio prendere un Echo Show 8, display più grande,
è stata fotocamera potente, più potente, quindi una risoluzione migliore, il processore che aiuta tantissimo, la possibilità di avere lo scorrimento delle foto, quindi fare anche da cornice digitale, e non da poco per gli utenti Prime poter immagazzinare foto infinite nel cloud di Amazon. L'EcoShow 5 ha un prezzo molto basso, vi dà la possibilità di avere un display sul quale, ricordatevi, potete scaricare le skill per sentire il telegiornale, quindi la mattina date il buongiorno al vostro dispositivo vocale e lui potete impostare che vi dia tutte le notizie e le previsioni meteo, quindi potete scaricare ad esempio la skill di Sky TG24 e vedere direttamente lì tutte le notizie. Diciamo che però a livello fotografico, a livello proprio di fotocamera, è un po' scarso, siamo sui 2 megapixel, il divario è veramente enorme. Noi pensavamo che ad esempio potreste mettere l'EcoShow 5 nella cameretta dei bambini per poter sorvegliare la situazione, se comunque avete bambini piccoli, perché quando diventano adolescenti la privacy è la prima cosa, non li vedete più. Tornando invece all'EcoShow, si parla di un EcoShow 8 che vi dà tutte le caratteristiche di prima, e quindi averlo magari nella stanza principale per fare le videochiamate sarebbe veramente eccelsa come cosa. Ma a questo punto non ci rimane che aspettare che inizino a spedire effettivamente i prodotti e quindi vederli nella realtà come reagiscono, magari anche sotto stress o utilizzandoli parecchio. O magari collegando le videocamere di sorveglianza che avete in casa, perché se ben vi ricordate avevamo fatto un video con l'EcoShow 5 di Marco di prima generazione, ma andava molto a scatti o comunque aveva un ritardo veramente importante, si parlava dell'ordine dei 8-10 secondi di ritardo, cioè in quel lasso di tempo il bambino fa tempo a distruggervi la casa, ma vabbè, quindi le curiosità verranno dissipate nel momento in cui probabilmente avremo qui fisicamente il prodotto da testare. Quindi rimanete sintonizzati perché appena arriverà magari faremo appunto un video dedicato e vedremo come risponderà ai vari test che andremo ad eseguire. Vi lasciamo comunque qui sotto i link in descrizione per poter effettuare il preordine già su Amazon. E direi che per questo video è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!